Bentornati nella cucina di Monica. Oggi prepareremo insieme un dolce tipico natalizio campano, i mostaccioli. Ci occorreranno per questa ricetta 500 g di farina, poi 100 g di mandorle tritate, 50 g di nocciole tritate, tutto qui insieme, poi 40 g di cacao amaro, 150 g di zucchero, 100 g di miele, 5 g di pisto, 5 g di ammoniaca per dolci, un'arancia spremuta, sia l'arancia spremuta che la buccia, poi 100 ml di acqua tiepida, 10 ml di strega e infine il cioccolato fondente. Adesso andiamo subito ad impastare il tutto. Come prima cosa iniziamo con la farina. La mettiamo qui dentro. Poi uniamo le mandorle e le nocciole. C'è chi lo fa anche solo con le mandorle. C'è chi lo fa con la farina di mandorle. A me piace più a granelli, che si sente nel biscotto. Uniamo il cacao. Uniamo il pisto. Il pisto è un insieme di varie spezie. C'è la cannella, chiodi di garofano. Ci sono un sacco di spezie che servono proprio a fare questi tipi di dolci. E poi l'ammoniaca per dolci. Ecco qui. Mescoliamo prima un po' queste cose qui, questi ingredienti, in questo modo. Poi aggiungiamo lo zucchero e piano piano aggiungiamo tutti i liquidi. Facciamo prima inserire bene bene tutte queste cosine. Ok, possiamo cominciare. Iniziamo con l'arancia, prima il miele, eccolo qui. Poi mettiamo l'arancia, questa c'è sia spremuta che grattugiata all'interno, è tutto insieme. Mettiamo la nostra strega. Iniziamo a girare in questo modo e poi gradualmente metteremo l'acqua. L'acqua, vi raccomando, non la mettete tutta una volta, perché può darsi anche che magari l'impasto non la richiede tutta. Quindi man mano la mettiamo. Continuiamo così fin quando l'impasto non sarà ben compatto. Una volta che il nostro composto avrà preso questa consistenza, vedete? In questo modo lo andremo a stendere, ci facciamo aiutare dalla carta forno in modo che non si appiccica vicino al mattarello. Iniziamo. Prendiamo la carta forno. Appoggiamo così sopra, mettiamo un'altra e iniziamo a stendere piano piano. In questo modo, vedete? E dovrà avvenire più o meno sui 6-7 mm lo spessore, poi vi regolate voi se vi piacciono più doppi, più sottili. Tenete presente però che nel forno tendono a crescere un po', perché l'ammoniaca è comunque un lievito, quindi lieviteranno nel forno. Adesso li stendiamo finché non abbiamo finito e poi diamo le forme. Una volta che abbiamo finito di stendere il nostro impasto, andremo a formare i rombi. Cercheremo di formare i rombi, perché non ho l'attrezzetto proprio dei rombi, quindi prendiamo il mattarello, lo mettiamo qui, facciamo, tiriamo delle strisce in questo modo, vi raccomando dritte dritte, perché io li voglio fare piccolini e uso la misura del mattarello, perché è piccino, se no se li volete fare più grandi, li fate più grandi. Facciamo così, in questo modo. Facciamo prima le forme. Qui, da questo lato, e abbiamo fatti. Adesso partiamo in modo obliquo. Così, vedete? Così.
sempre la forma del mattarello il più dritto possibile, in questo modo. Mettiamo il mattarello qui, tiriamo un'altra trisciolina. Adesso li andiamo a tagliare uno per uno, in questo modo. Ecco qua, ecco la forma del rombo. Adesso questi qua li metteremo nel forno che già ho acceso, li metteremo a 170 gradi. Allora, se li volete morbidi, allora 10-11 minuti, al massimo 12. Se invece vi piacciono più croccanti, potete farli stare qualche minuto in più, però secondo me il mostacciolo morbido è la cosa migliore. I nostri mostaccioli sono cotti, nel frattempo avevo sciolto la cioccolata fondente. Adesso prendiamo il mostacciolo, con l'aiuto di un cucchiaio facciamo così, lo appoggiamo sulla carta forno e l'ultimo strato qui lo facciamo direttamente sulla carta forno. Poi dipende dai gusti, una volta asciutto lo girate e fate dall'altro lato, oppure lo potete rimanere da un lato solo, dipende da come vi piacciono. Raccomando, non li fate stare tanto nel forno, sennò diventano duri. Se poi vi piacciono duri da spaccadenti, come si chiamano, li fate più duri, vedete? Modo, aggiungiamo qui, mettiamo lo spigoletto che non abbiamo fatto. I nostri mostaccioli sono pronti, eccoli qui, come sono belli lucidi. Abbiamo fatto anche dei cioccolatini così, sono delle semplici noccioline, le abbiamo immerse nel nostro cioccolato fondente che era rimasto. Abbiamo fatto anche i cioccolatini per i più piccini. Se anche questa ricetta è stata di vostro gradimento, vi aspetto alla prossima, tutti sul mio canale. Ciao ciao!